Nel marzo del 1943, Dimitar Peshev è vicepresidente del Parlamento di Bulgaria. Un suo amico d'infanzia, Jakub Baruch, di origine ebraica, lo informa che tutti gli ebrei del paese stanno per essere deportati. Peshev all'inizio non ci crede. Crede che un'azione di così grande portata non possa essere eseguita senza che lui ne sia informato. Poi però, anche grazie all'amico, si convince della realtà del pericolo. Decide di opporsi. Corre nell'ufficio del primo ministro Petar Gabrovski e lo costringe a revocare l'ordine di deportazione di 48.000 ebrei. Ma capisce che questo non basta per arginare il pericolo, per sabotare quel piano segreto. Serve un'azione risolutiva che, per essere realmente efficace, non può fare leva, purtroppo, solo sui sentimenti di compassione e di amore universale. Serve un'azione forte. Così Dimitar Peshev si reca in Parlamento e porta con sé una lettera di protesta firmata da 43 deputati, tutti della maggioranza, affinché il governo non possa pensare semplicemente ad una sfida politica contro di lui. La lettera suona come un monito. Il male fatto agli ebrei ricadrebbe inevitabilmente su tutta la Bulgaria. Una indegna macchia di infamia su tutto il paese. Un grave peso morale, ma anche politico, perché priverebbe la Bulgaria di ogni argomento valido nei rapporti internazionali. Con queste argomentazioni, Dimitar Peshev, per la prima volta, all'interno di un paese alleato della Germania, riesce a fare in modo che una deportazione organizzata da un governo filo nazista venga revocata all'ultimo minuto, proprio dagli stessi uomini che avevano avallato le leggi razziali. E sì, perché in Bulgaria, prima del marzo 1943, era stata approvata un'alleanza con Hitler e erano state introdotte le leggi razziali come contropartita necessaria per tornare ad avere dei territori che erano stati persi dal paese durante le guerre precedenti. Ma Dimitar Peshev riesce a pensare in modo diverso, a cambiare punto di vista, anche grazie al confronto e al dialogo con il suo amico. Questo gli permette di agire secondo la sua propria coscienza e di rompere il silenzio collettivo. È qui che si nasconde la grandezza della Bulgaria di Dimitar Peshev, ed è proprio la sua crisi di coscienza che ci induce a considerarlo un giusto. Dobbiamo abituarci a pensare che un uomo giusto può anche essere un imbroglione o un uomo che in un momento della sua vita ha abbracciato un'ideologia assurda, o colui che aiuta gli altri pur concedendosi qualche piccolo vizio. Non importa quello che si è stati, ma come ci si è trasformati. Questo è il più grande insegnamento di Dimitar Peshev. Sapersi mettere in discussione e cambiare la propria ideologia, anche se fino a quel momento ci credevamo ciecamente. Dimitar Peshev è onorato all'interno del Giardino dei Giusti di Milano da marzo 2013. Vieni a scoprire la sua storia e quelle degli altri giusti sul sito www.garivo.net.